pare che presentare delle esigenze sia una proposta eversiva. O le cifre che noi portiamo vengono dimostrate fasulle, o dal momento che finora nessuno lo ha fatto, non c'è dubbio che una risposta alle regioni debba essere data, dice Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte. Il confronto governo-regioni si fa sempre più serrato. Le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 20 anni hanno migliorato la città per il 64% dei torinesi, mentre solo il 9% rileva un peggioramento. Il dato emerge dall'indagine promossa dall'Urban Center Metropolitano sulla percezione dei cittadini dei cambiamenti che Torino ha vissuto dall'approvazione del piano regolatore. Le autostrade del territorio del torinese sono carenti per quel che riguarda le misure in grado di scongiurare la guida contromano. E quanto emerge da un rapporto consegnato al PM Raffaele Guarignello. Un consulente del magistrato ha esaminato gli esiti dei controlli svolti dalle ASL. Intanto ci si prepara per l'inverno. Dal 15 novembre scattano le ordinanze per gli pneumatici invernali. Dal 5 all'8 novembre il Pala Alpitour di Torino ospita Flashback, rassegna di arte contemporanea. Sono 35 le gallerie che partecipano. Come spiegano Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, curatrici dell'esposizione. Ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione di GRP. Non mi pare che presentare delle esigenze sia una proposta eversiva. O le cifre che noi portiamo vengono dimostrate fasulle, o dal momento che finora nessuno l'ha fatto, non c'è dubbio che una risposta alle regioni debba essere data. Nessuna sfida nei braccio di ferro, solo la volontà delle regioni di dare risposte ai cittadini. Così dice Sergio Chiamparino, che conferma le sue dimissioni dalla guida delle conferenze delle regioni. Per il Movimento 5 Stelle, Chiamparino fa il duro soltanto a parole, con Renzi, piuttosto esorta convinti i parlamentari del PD a non votare la legge di stabilità. I pentastellati lo hanno affermato parlando di questo tema in Consiglio regionale, dopo aver fatto per un anno il proconsole piemontese di Renzi, hanno detto i consiglieri del Movimento 5 Stelle, solo ora Chiamparino scopre il vero volto dell'ex sindaco di Firenze. Il disegno del Premier è semplice, scaricare sulle regioni i tagli del governo per distruggere i servizi pubblici e consegnarli ai privati. Al di là comunque delle polemiche politiche, sicuramente c'è parecchia tensione tra regioni e governo e come presidente della conferenza regione, appunto, Sergio Chiamparino sicuramente un po' l'ago della bilancia. Allora sentiamo di che cosa si discute proprio in queste ore in vista del prossimo incontro. Si parlerà in gran parte della legge di stabilità alla conferenza delle regioni e delle province autonome. Le regioni non intendono stare con le mani in mano. A Palazzo Chigi, durante l'incontro con il governo, che non è ancora stato fissato, ribadiranno l'insostenibilità dei tagli che solo nella sanità negli ultimi 5 anni hanno eroso alle regioni 14,7 miliardi di euro. Abbiamo denunciato una situazione molto difficile, per la quale auspichiamo un accordo con il governo che vada oltre questa legge di stabilità, spiega il presidente dimissionario della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino. Altrimenti i tagli dal 2017 al 2019 metteranno a rischio la sopravvivenza del sistema regioni. Nel 2016, infatti, sommando le misure derivanti dalle leggi di stabilità del passato e dalle leggi di settore, si arriva a 9 miliardi e mezzo di euro di tagli. Per la revisione della spesa nel 2016 sono previsti 4,2 miliardi a carico delle regioni, dei quali 2 miliardi sulla sanità e il resto sulla extrasanità. Insomma, ormai i margini di manovra delle regioni si vanno esaurendo. La mia azione politica, dice ancora Chiamparino, mira a trovare una soluzione, la copertura per i circa 2 miliardi scoperti per l'extrasanità e l'apertura di una trattativa sulla sanità. Il sistema sanitario italiano è per l'Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei migliori al mondo per la qualità, universalità e costi. Ma sono apertissima a qualsiasi discussione, anche la più radicale. Però non mi pare che presentare delle esigenze sia una proposta eversiva. Nessuna sfida né braccio di ferro, solo la volontà delle regioni di dare risposte ai cittadini. Le dimissioni sono comunque confermate e giovedì sarà calendarizzata l'elezione del nuovo presidente. Le mie dimissioni sono motivate anche dal fatto che questa è la seconda legge di stabilità che gestisco da responsabile della conferenza ed è la seconda nella quale gli enti più penalizzati nel sistema locale sono proprio le regioni. D'Alpino, dice Chiamparino, che quando il plotone non marcia si chiede per primo se sta tenendo il passo giusto, credo che dimettermi sia espressione del senso di responsabilità.
Queste dunque le motivazioni delle regioni. Bisogna dire che però anche Renzi si è fatto sentire a riguardo. Sulla sanità la questione è molto semplice. Lo scorso anno c'erano 109 miliardi, quest'anno ce ne sono 110, nel 2016 saranno 111. È normale che le regioni desiderino di più, è normale che tutti coloro che ragionano in sanità vorrebbero più soldi, ma nel bilancio dello Stato, dice Renzi, abbiamo messo 1 miliardo in più all'anno, che ci sembra una bella cifra. Perciò quando mi dicono che ci sono tagli non mi sembra giusto e mi arrabbio, ha detto appunto il Premier a margine della cerimonia per il 4 novembre all'Altare della Patria a Roma. Alle regioni diciamo spendeteli meglio, non buttateli. Questo sarà il messaggio che anche oggi ripeteremo nell'incontro che si farà più avanti. Appunto, non voglio fare polemiche, ha aggiunto, non voglio demagogia. Questo è un momento in cui l'Italia sta ripartendo, le tasse vanno giù, il debito va giù ed è importante per i nostri figli. Perciò ripeto con piacere, per piacere cerchiamo tutti di gestire nel modo migliore i fondi alla sanità che aumentano, ne va di mezzo la salute dei cittadini. Queste dunque le parole di Renzi, ma sicuramente le polemiche proseguiranno e anche la dialettica politica. Intanto voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Non si possono filmare i professori durante le lezioni con il telefono cellulare, soprattutto non si può far circolare il video poi su WhatsApp. La pensa così il preside di una scuola media di San Francesco al Campo, nel Torinese, che ha sospeso, alcuni per un giorno e la maggior parte per alcune ore, 22 allievi. Alcune studentesse sarebbero invece fotografate addirittura nello spogliatoio. Le forze dell'ordine non hanno ricevuto però alcuna denuncia. L'episodio è avvenuto nella scuola Media Costa, dove la preside ha firmato il provvedimento di sospensione per i 22 ragazzini. A rivolgersi a lei è stato un professore che ha sequestrato lo smartphone e ad alcuni alunni che si stavano ridendo di lui in classe. Dal controllo del cellulare sono poi emersi vari filmati e immagini corredate da commenti canzonatori dei ragazzi. Molti genitori però non hanno gradito questo intervento e una volta che è stato notificato il provvedimento di sospensione hanno chiesto di incontrare la dirigente in difesa dei loro figli. I genitori sostengono l'arbitrarietà della requisizione dei telefonini e averne visionato i contenuti, atti che violerebbero le leggi sulla privacy. E però poi c'è stata poi un'assemblea per affrontare il caso. La preside sta valutando anche l'opportunità di organizzare incontri per tutti gli iscritti dell'interistituto comprensivo sul corretto uso dei telefoni. Ha finto di chiedere l'elemosina a un automobilista, ma quando questo si è fermato ha aperto la portiera della Fiat Panda e lo ha scaraventato a terra, fuggendo sull'auto. Sull'episodio, avvenuto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, sono in corso le indagini della polizia, chiamata da alcuni passanti che hanno assistito all'intera scena. L'automobilista era un pensionato di 76 anni e se l'è cavata, per fortuna, soltanto con ferite superficiali. Infine una notizia di cronaca, ma sicuramente curiosa. Il suo primo furto con destrezza risale addirittura al 1953, quando aveva appena 19 anni. Un pensionato di 81 anni è stato arrestato ai posti domiciliari dai carabinieri ad Almese, nel Torinese, mentre tentava di sfilare i portafogli dalla borsa di una donna al mercato paesano. L'uomo ha innumerevoli precedenti per reati del genere in 63 anni di quella che qualcuno potrebbe definire carriera. Gli investigatori sospettano che sia il ladro che colpiva da tempo proprio in quel mercato. Voltiamo pagina, ma rimaniamo insomma nella cronaca anche se di altro genere. Un altro cassonetto della carta ieri è stato incendiato ad Alessandria. Beh, succede purtroppo spesso, ma in questo caso possiamo farvi vedere per intero l'intervento dei vigili del fuoco che ha impedito il dilagare delle fiamme. Allora vediamo come agiscono i vigili del fuoco in queste situazioni. Un pericolo e un costo. I cassonetti della spazzatura incendiati rappresentano senza dubbio un bel costo per la società, visto che ciascuno vale circa 600 euro. Ancora di più però sono un pericolo. Il fuoco, soprattutto in alcune condizioni, si propaga molto rapidamente e può raggiungere le case vicine, i negozi, gli uffici, mettendo in gioco persino la vita delle persone. D'altra parte anche le auto parcheggiate accanto a loro volta possono diventare un rischio non prevedibile. Ad Alessandria è bruciato un altro cassonetto vicino all'ex caserma Valfrei in corso Centocannoni, quasi all'angolo con via Monterotondo e piazza Massimo D'Azeglio. Erano circa le 20 quando il cassonetto della carta ha preso fuoco. I titolari dell'officina, che si trova proprio di fronte a quel punto, hanno chiamato i vigili del fuoco, il cui intervento è stato immediato. In pochi secondi hanno spento l'incendio, scongiurando pericoli maggiori. A poca distanza si trovavano infatti gli altri cassonetti, che sono stati comunque controllati per sicurezza.
Difficile ora stabilire le cause. Potrebbe essere stato un caso, certo, ma il fatto che sia toccato proprio al contenitore della carta, ovvero a quello più velocemente infiammabile, potrebbe far pensare anche a qualche malintenzionato che, volontariamente, per fare uno stupido scherzo o per qualche altra causa tutta da scoprire, ha gettato un fiammifero all'interno. Da qualche tempo gli incendi dei cassonetti si erano ridotti in città. Quello dell'altra sera non è certo un bel segnale. Beh, insomma, comunque sicuramente sono immagini che rendono l'idea di quello che in realtà quotidianamente in alcune zone affrontano i vigili del fuoco. Voltiamo pagina. Le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 20 anni hanno migliorato la città per il 64% dei torinesi, mentre solo il 9% rileva un peggioramento. Il dato emerge dall'indagine promossa dall'Urban Center Metropolitano sulla percezione dei cittadini nei cambiamenti che Torino ha vissuto dall'approvazione del piano regolatore. Fra gli interventi più apprezzati, la metropolitana e la pedonalizzazione del centro storico, giudizio diviso equamente a metà su temi come nuovi quartieri oppure la sicurezza. Assessore, in base a questa indagine possiamo dirlo, i torinesi sono soddisfatti di tutte queste trasformazioni che hanno portato un po' di sconvolgimenti ovviamente nella mobilità ma anche nelle abitudini, però alla fine sono entusiasti di ciò che vedono. Il giudizio che emerge dal sondaggio è un giudizio largamente positivo. Secondo una grande maggioranza dei torinesi, Torino è un'altra città ed è un'altra città più bella di quella che era 20 anni fa. Questo è un risultato lusinghiero che è frutto di tanto lavoro delle amministrazioni. Ci pare di poter trovare nei risultati di questo sondaggio un incoraggiamento a continuare nella strategia di trasformazione urbana, dalle pedonalizzazioni del centro, alla linea 1 della metropolitana, alle grandi operazioni di riconversione dei siti industriali. Ci sembra che, insomma, la strategia che stiamo mettendo in campo è una strategia vincente. In qualche modo però è anche un caso di studio, perché le trasformazioni urbane hanno poi portato alle trasformazioni anche all'immagine della città, alla cultura della città e anche un po' alla mentalità dei torinesi. Ma sicuramente quello che emerge dal sondaggio è che la percezione della cultura come fattore positivo è molto più larga di quanto in molti casi si immagina. Anche l'attrattività turistica viene giudicata in maniera molto molto forte e quindi la trasformazione fisica si è accompagnata sia in una trasformazione della percezione delle diverse assi strategici di sviluppo torinese, ma anche in qualche modo nella sensibilità dei torinesi stessi. C'è anche un maggior orgoglio di essere torinesi? Beh, sicuramente i torinesi oggi possono essere orgogliosi della loro città, è un'esperienza comune a tutti noi. Quando arrivano persone da fuori Torino che non visitavano Torino tanti anni, mediamente ce ne parlano bene. Il fatto che anche i torinesi abbiano un giudizio positivo è per noi certamente motivo di grande orgoglio. È un po' meno città industriale? Diciamo che è una città industriale che ha un'industria diversa, una industria che ha saputo convertire il reparto produttivo verso produzione di alto livello, investendo molto sulla ricerca e sul trasferimento tecnologico e inventando anche nuove produzioni fino a qualche anno fa, diciamo così, minori, più di nicchia, che invece stanno dando grandi, importanti risultati. Insomma, come hai detto prima, quali sono i prossimi obiettivi allora? Che cosa c'è da fare? Sicuramente i torinesi ci hanno detto con gran forza che dobbiamo continuare a credere nel lavoro, nel costruire occasioni di sviluppo della città che creino posti di lavoro, continuare a investire nelle infrastrutture. La linea 2 della metropolitana viene individuata da una larghissima maggioranza come uno degli elementi essenziali della prossima strategia di sviluppo. Su questo ci pare che siano i due cardini su cui peraltro già gli atti portati avanti dall'amministrazione sono andati e su cui stiamo lavorando per uscire dalla crisi economica. Ci stiamo riuscendo con la città in piedi, sulle gambe, che è in grado di guardare la crisi dritta negli occhi e di pensare al suo futuro. Non è che proprio tutte le città d'Italia sono nelle condizioni di Torino. A un secolo di distanza dallo scoppio del primo conflitto mondiale, il generale Claudio Berto, comandante della formazione della Scuola di Applicazione di Torino, ha ricordato quello che lui stesso ha definito un immane sforzo. Piazza Castello ha ospitato la cerimonia dell'alzabandiera per le celebrazioni della festa dell'Unità Nazionale, ovviamente il 4 novembre, appunto. 100 anni fa scoppiava la Prima Guerra Mondiale. Per ricordare quella che viene definita una immane tragedia, Piazza Castello ha ospitato l'alzabandiera delle forze armate. Noi siamo figli di quell'immane sforzo. Io ricordo tutti quanti che sono stati richiamati alle armi durante la guerra 5 milioni di giovani italiani, 650.000 sono i morti e dispersi, 450.000 sono stati mutilati e gli invalidi, 1 milione di feriti. Poi non possiamo valutare quale sia stato lo shock dei bombardamenti, della vita in trincea che è stata durissima, però è anche stato un momento di sviluppo,
perché in effetti, ad esempio, le donne hanno sostituito gli uomini nelle fabbriche, nella guida dei tram, nella vita civile. Quindi ritengo che alla fine è stato sì un grande sacrificio, ma la nostra società ha tratto comunque qualche beneficio da questo. Per noi è imperativo il ricordare tutti quanti, cercare che l'oblio non abbia sopravvento su queste cose, perché in effetti ciò che è l'esercito, ciò che è stato l'esercito, rinasce ogni anno in queste cerimonie. E naturalmente auguri alle forze armate e anche, insomma, in qualche modo un po' a tutti gli italiani. Le autostrade nel territorio del torinese sono carenti per quel che riguarda le misure in grado di scongiurare la guida contromano. E quanto emerge da un rapporto consegnato al PM Raffaele Guaregnello, un consulente del magistrato, ha esaminato gli esiti dei controlli svolti dalle ASL e fra l'altro ha raccolto una serie di dati. Nei primi 9 mesi del 2015 i casi di guida contromano in tutta Italia sono stati 263, sicuramente non pochi, con incidenti costati 18 morti e 139 feriti. Continuando in qualche modo a occuparci di sicurezza sulla viabilità, prepariamoci per l'inverno. Dal 15 novembre infatti scattano in gran parte del territorio italiano le ordinanze per i pneumatici invernali. L'inverno è alle porte. Dal 15 novembre in molte zone d'Italia sarà necessario mettere in sicurezza la propria auto. Gli enti proprietari o gestori delle strade, infatti, possono emanare ordinanze che obbligano gli automobilisti a montare pneumatici invernali o ad avere a bordo quelli che formalmente sono definiti dispositivi antisdrucciolevoli, ovvero le catene. Circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale ed in buone condizioni di manutenzione permette di viaggiare al meglio nel rispetto delle regole, ottimizzando le prestazioni del proprio veicolo e i relativi costi. Secondo gli esperti, quest'anno supereremo quota 200 provvedimenti di ordinanza, dato il trend crescente degli ultimi 2 anni, peraltro in assenza di inverni rigidi. Nel 2014 hanno interessato ben 59 province su 107, molti comuni e la stragrande maggioranza di tratte autostradali nazionali. Da un punto di vista economico è stato dimostrato che l'utilizzo di un doppio treno di gomme è sostenibile, cioè non costituisce un aggravio di costi per l'automobilista. Uno studio del Politecnico di Torino ha confermato che l'utilizzo del doppio treno è un'anticipazione di spesa perché quando gli pneumatici invernali sono montati, quelli estivi sono a riposo e di conseguenza non si consumano. La sostituzione periodica delle gomme, inoltre, consente il controllo e il ripristino della corretta pressione di gonfiaggio, ottimizzando così sia il consumo degli pneumatici stessi, sia quello relativo al carburante. Evidenti anche gli effetti benefici sulla sicurezza stradale. La vettura sarà sempre pronta ad affrontare qualsiasi situazione critica, neve compresa, senza doversi fermare. È bene ricordare inoltre che gli pneumatici invernali assicurano la mobilità per tutto l'inverno, senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. Quelli di ultima generazione sono progettati per fornire prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle abituali condizioni invernali, acqua, ghiaccio e anche neve, mantenendo buone prestazioni anche su strada asciutta. Per far chiarezza sull'argomento e conoscere come viaggiare sicuri in regola durante la stagione fredda, è possibile consultare il sito www.invernoinsicurezza.it. Per avere ulteriori informazioni sugli pneumatici invernali e sui provvedimenti che regolano la circolazione, c'è il portale www.pneumaticisottocontrollo.it con l'area ordinanze, in cui sarà possibile scaricare, a partire da metà novembre, le ordinanze vigenti sul territorio italiano. È inoltre in distribuzione dai gommisti, il Depliant che fornisce consigli operativi per trascorrere un inverno in sicurezza ed in regola, un modo per continuare a ricordare agli automobilisti il ruolo fondamentale che rivestono i pneumatici soprattutto durante la stagione fredda. Il Toto nomine mi appassiona poco. Il nome del candidato può venire anche a gennaio o a febbraio, non ho l'ansia da prestazione, mi interessa il progetto e questo vale anche per Milano e per Torino. Il Piemonte ha 2 problemi, il primo si chiama Camparino, il secondo Renzi ed è su questo che la Lega si deve concentrare. Questo ha detto il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, che era a Torino per il Consiglio nazionale del Carroccio Piemontese in vista del congresso. Qui c'è un disastro, una regione e una città, Torino da far ripartire, aggiunge. Se qualcuno è nella Lega per litigare ha sbagliato, stiamo crescendo e non ho tempo da perdere o da far perdere. Sono 2 i pretendenti alla successione di Roberto Cota, Gianna Gancia da una parte, presidente piemontese del partito e capogruppo in consiglio regionale del Piemonte, e Riccardo Molinari, ex assessore della giunta Cota, attuale vice segretario federale del Carroccio. Intanto però, dopo le tensioni durante l'incontro di ieri, pare ormai evidente l'ingovernabilità attuale del partito e si va verso il commissariamento, secondo gli osservatori esperti. Un commissariamento che potrebbe già essere definito all'inizio della prossima settimana, forse addirittura lunedì.
Dal 5 all'8 novembre invece il Palais Pitour di Torino ospita Flashback, la rassegna di arte contemporanea. Sono 35 le gallerie che partecipano all'esposizione, come spiegano Ginevra Pucce e Stefania Poddighe, curatrici dell'esposizione. Ogni singola opera deve essere osservata e vissuta indipendentemente dal periodo storico in cui è stata realizzata. L'obiettivo è quello di offrire al pubblico qualcosa di molto ricercato, hanno detto, inteso come oggetto di un'attenta ricerca. Dal 5 all'8 novembre il Palais Pitour di Torino ospita Flashback, tutta l'arte è contemporanea. Qual è il tema di quest'anno e chi sono i protagonisti? I protagonisti sono naturalmente gli espositori, che sono i galleristi di arte antica e moderna che espongono. Quest'anno sono 35 e il tema di quest'anno è l'energia, quindi l'energia che serve per combattere la crisi, serve per andare avanti, serve per vivere, e quindi tutti i talk, le mostre eccetera che sono state sviluppate, che affiancano la parte espositiva delle gallerie, verteranno su questo tema, quindi dall'energia mistica, energia generazionale, energia potenziale eccetera. Come mai la scelta di questo tema allora? Perché l'energia è fonte di vita, quindi è il modo attraverso il quale reagire alle cose, alla vita, e che ci permette comunque di andare avanti, è il motore, il propulsore della nostra esistenza. Quali sono le opere più rappresentative? Allora, noi siamo molto felici perché siamo riusciti ad avere 35 espositori, ognuno di loro rappresenta un'espressione artistica differente, quindi abbiamo dall'arte giapponese antica, quella moderna, all'arte cinese, all'Ottocento, i libri antichi. Siamo molto contenti perché quest'anno Flashback è stato ritrovato un paio di mesi fa, il diario, il taccuino di Camillo Benso di Cavour, e per la prima volta in esclusiva si potranno vedere allo stand della Galleria Il Cartiglio, e siamo molto felici di essere noi a presentare al mondo questa grande scoperta. Quali sono stati i risultati delle prime due edizioni e qual è l'aspettativa per questa terza? Le prime due edizioni sono andate molto bene, abbiamo avuto oltre 12.000 visitatori lo scorso anno, speriamo di avere qualche visitatore in più quest'anno. Lo scorso anno ci sono state vendite importanti, incrociamo le dita anche per quest'anno, e la manifestazione è cresciuta sia dal livello numerico di gallerie, di qualità, di opere, e la nostra volontà è di crescere e continuare a aumentare l'espressione artistica all'interno della manifestazione, sempre garantendo la massima qualità possibile. Venite importanti, ma perché le opere verranno poi messe all'asta? No, ogni galleria, tutte le opere che sono presenti a Flashback sono in vendita, e quindi se un collezionista, un appassionato, il pubblico può venire qui e innamorarsi di un'opera, comprarla e portarla a casa. Simulacra è la rassegna di scultura all'aperto allestita dall'associazione culturale Nex. Le opere invadono lo spazio esterno del Palais Pitour, come ha spiegato Paolo Facello, ideatore del progetto. Il palazzetto, appunto, dal 5 all'8 novembre ospita la rassegna artistica che prepara il visitatore all'ingresso per la mostra di arte contemporanea di cui abbiamo appena parlato. Simulacra è la mostra artistica legata a Flashback. Le opere sono esposte al Palais Pitour dal 5 all'8 novembre. La mostra è curata da Nex. Nex è un'associazione culturale che nasce nel 2003 ed opera poi operativamente dal 2005 sul territorio prevalentemente piemontese, quindi sulla regione Piemonte e su Torino, ma anche con puntate internazionali, quindi oltre Alpe. Qual è il tema della mostra? Sono 10 le opere, una sorta di aperitivo all'ingresso, diciamo, di Flashback, e quindi per richiamarsi ovviamente e sottolineare questa alleanza culturale fra Flashback e Nex, siamo partiti da dove loro finiscono. Flashback finisce con l'arte moderna e noi da qua riprendiamo il nostro discorso. Chi sono gli artisti delle opere esposte? Beh, in questo momento alle mie spalle vedete Luigi Mainolfi, quindi diciamo che partiamo da qua, che è sicuramente una delle opere più significative. E abbiamo poi due giovanissimi che sono, uno giovanissimo che è Niccolò Calmistro e The Bounty Killer, mentre tutte le altre opere invece sono di maestri come Violetta o Tour, ed altri invece maestri, ahimè, che non sono più qua fra noi, come Mondino ad esempio.
Qual è la particolarità di questa mostra? Beh, che è una mostra solo di scultura, ad esempio una cosa che noi non avevamo mai prodotto con l'Annex, abbiamo sempre fatto mostre dove vi erano tecniche, un misto di tecniche della pittura, all'installazione, anche alla scultura, ma questa è dedicata esclusivamente alla scultura. Un'ultima notizia, una kermesse di 9 giorni dedicata alle mele. Con 400 varietà in mostra, cene a tema in 10 ristoranti, un mercato dei migliori produttori locali, un ristorante self-service e una fiera commerciale con 140 espositori. Da sabato 7 a domenica 15 novembre a Cavour, vicino a Torino, ospita la 36esima edizione di Tutto Mele, con un allestimento diverso, ma la presenza confermata delle migliori produzioni del comprensorio frutticolo, nonostante i danni della grandinata che a maggio ha colpito oltre 5.000 ettari. La rassegna presentata proprio in questi giorni è in calendario uno show cooking, che ormai vanno molto di moda un po' dappertutto, lezioni di cucina e di visual food e percorsi guidati per conoscere tutta la filiera della coltivazione dei frutti. Tutto Mele, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Ferrero, è un modello per come da valorizzare l'intero, che è in grado di valorizzare l'intero indotto. Durante la rassegna si trova l'economia locale che vive tutto l'anno proprio in quest'area di grande fertilità. Nel comprensorio di Cavour e Pinerolo le superfici a frutteto sono 2.100 ettari, di cui 870 di meli, 670 di kiwi, 200 di peschi e 210 di peri. Per ora è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento con GRP. Non mi pare che presentare delle esigenze sia una proposta eversiva. O le cifre che noi portiamo vengono dimostrate fasulle, o dal momento che finora nessuno lo ha fatto, non c'è dubbio che una risposta alle regioni debba essere data, dice Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte. Il confronto governo-regioni si fa sempre più serrato. Le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 20 anni hanno migliorato la città per il 64% dei torinesi, mentre solo il 9% rileva un peggioramento. Il dato emerge dall'indagine promossa dall'Urban Center Metropolitano sulla percezione dei cittadini dei cambiamenti che Torino ha vissuto dall'approvazione del piano regolatore. Le autostrade del territorio del torinese sono carenti per quel che riguarda le misure in grado di scongiurare la guida contromano. E quanto emerge da un rapporto consegnato al PM Raffaele Guarignello. Un consulente del magistrato ha esaminato gli esiti dei controlli svolti dalle ASL. Intanto ci si prepara per l'inverno. Dal 15 novembre scattano le ordinanze per gli pneumatici invernali. Dal 5 all'8 novembre il Pala Alpitour di Torino ospita Flashback, rassegna di arte contemporanea. Sono 35 le gallerie che partecipano. Come spiegano Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, curatrici dell'esposizione.